Bello cagnone dell'orso marzo che mi ha fatto cagare addosso, bello. Cari amici montanari, bentornati su Strade Non Battute. Vi proverò a spiegare il programma di questo weekend tramite una bellissima mappa homemade dell'Orso Marzo, ovvero questa qui. Ho provato a dividere l'Orso Marzo in parte nord, parte centro e parte sud. Venerdì arriviamo con la macchina piena di Novacco, lasciamo la macchina e le cose pesanti, scendiamo giù e arriviamo qui e ci affacciamo sulle valli dell'Orso Marzo, questo è il fiume argentino. E da qui proveremo a vedere la pietra campanara, che è un torrione di pietra naturale, molto figo, che è un po' raro da vedere perché niente, c'è la vegetazione, non si capisce bene dov'è. Ci proveremo, non ce la faremo e torneremo alla macchina dove campeggeremo, quindi venerdì notte con tende, fornellini e compagnia bella. Sabato mattina invece l'altra escursione andiamo a Monte Caramolo e torniamo da un'altra strada, quindi facciamo un anello. Fine di sabato. Buongiorno e buon 1° novembre. Tutti santi, quindi auguri. Siamo arrivati ai magici piani di Navacco. Io ho parcheggiato. Ora cerchiamo un posto tenda che mi sa che sarà dietro questa macchina, in questo boschetto. E lasciamo le cose e partiamo per una passeggiatina tranquilla. Ok, gli spot tenda sono questo prato verdissimo bello o quel tappeto di foglie arancionissimo bello. Hi there. Qui c'è un bivio, a sinistra si va verso Piene di Vincenzo, a destra c'è questo cancello e si va verso le valli selvagge dell'Orso Marzo e quindi in teoria cercheremo di vedere questa famosa pietra campanara. Allora, potremmo averla avvistata, dovrebbe essere questa. È una torre, è una forma di campana, una torre campanaria. Però non siamo sicuri, continuiamo l'esplorazione. Però è proprio in questo quadretto qui di foglie, quindi è perfetto, quindi sarà lei. L'hanno messa lì apposta. Abbiamo mangiato, fa freddo, stiamo tornando alla macchina. La missione del pomeriggio sarà fare tanta legna. Questo giro è quello che ho fatto l'altra volta, questa piccola Vicino. cacchetta blu, quella abbiamo fatto oggi, più o meno. Domani faremo invece questo, fino a Monte Caramolo, 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 Caramolo. Ora si chilla un po', si legge, si beve la tisana fin quando farà buio, 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 accendiamo il fuoco, tanto abbiamo abbastanza legna, direi. Allora, sono le 6:15, sembra mezzanotte, ma iniziamo a cucinare perché ci metteremo un po'. Quindi se iniziamo adesso mangeremo verso le 7 e se per le 8 siamo a letto, che ci fa? Perché no? Il menù prevede couscous con legumi, legumi al curry, non lo so cosa uscirà. No, it's
My mind has to get shifted. Facciamo le torte per venderle ai consiglieri generali, per fare tipo merenda, ricreazione, quelle cose là. E quindi il nostro obiettivo era che tutti ci chiedessero perché c'è scritto Allio. Ore 7:10, stiamo mangiando, potrebbe essere il mio record di cena presto. All'albero c'è una stella, la vedi? Sì. Quella è la stella polare. Ah. Poi lì vedi due stelle piane. Sì. Quella è la fine del piccolo carro. Ok, ha senso. Quindi là c'è il manico e quella è la pentola. No, l'orso maggiore sta qua dietro. Vedete qui okay. Con te. È quella, la vedete? Abbiamo visto allora il cigno. L'orso maggiore non si vede che c'è troppo inquinamento, comunque troppo bassa. Quello è il drago. Il drago non l'ho visto ancora. Poi la lira. Sì. Che è proprio lì, la vedete? Vega qual era? Vega è la lira, quella okay, là. Ok, ah, Vega. E poi un'altra cosa, l'aquila. L'aquila. Immaginatevi, raga. Prima di addormentarci spunta questo cagnone che ci fa cagare addosso, ma è un gran cagnone, cioè è così. Cioè, vi rendete conto com'è? Bello cagnone dell'orso marzo che mi ha fatto cagare addosso, bello. Sono le 7:25. Non partiremo mai per le 8, ma 8:30 sì. Si apre un altro bel pianoro che non so come si chiama, però c'è un nome. Poi c'è il Monte Caramolo dove dobbiamo arrivare, non è questo ma è quello dietro di questo. Stiamo giungendo alla base del Monte Caramolo, che è proprio questo qui, il rifugio Caramolo, e questo è il piano Caramolo, tutto Caramolo. Il rifugio Caramolo è semi chiuso, nel senso che la porta era chiusa ma con un po' di sfondamento si entra. Si presenta così, bivacchetto, con questo bel caminetto, paletta e scopo per tenere pulito, legnetta, cucina non penso utilizzabile, vinello, cibaria varia, letto decente, invece di qua c'è un po' il degrado.
C'è pure un secondo piano. Molto bene, Cozzo del Pellegrino, nonché la vetta più bella del sud. Vi lascio qui il video di quella magica escursione. Signori, i monti dell'Orso Marzo. Qua tutto il pollino massiccioso, il pollino massiccioso. Castrovillari, lo Ionio, un'antennona brutta, libro di vetta. Tutto, non c'è niente. Quando la vita di città ti rende ozioso, quando il chiasso della gente ti soffoca, quando hai mille preoccupazioni per la mente e vedi tutto nero, non indugiare più. Scaldati i muscoli delle gambe, allacciati le scarpe e per i monti e per valli, sia in inverno che in estate, sotto il sole e sotto i faggi, va a svagarti in montagna. In mezzo a cose selvagge, acque fresche che ti gela e abbondanza di aria pura. Mente e cuore si rigenerano, tutto il fisico ci vuole. E siccome siamo quelli in strada non battute, per non farci mancare nulla, seguiamo l'impluvio di un ruscelletto, perché dovremmo tagliare e arrivare giusti giusti alla macchina. Abbiamo fatto 16 km e 830 di dislivello oggi. Di botto, sì, ciao, buonanotte.